Cari amici lettori di Bergamo News, abbiamo un ospite, Maria Grazia Panigada, direttore artistico della stagione di prose del Teatro Donizetti. Abbiamo ospite perché oggi inizia la stagione di prosa, un grande debutto. Siamo alla Palacreber questa sera. Con che cosa iniziamo? Allora, iniziamo con uno spettacolo di due grandi attrici del teatro italiano, Isa Danieli e Giuliana De Sio. Le signorine con la regia di Seppe, troverete due grandi attrici del teatro che giocano questi ruoli di due sorelle chiuse al resto del mondo in maniera molto comica, in maniera molto divertita, ma anche aprendo degli spazi alla profondità sul tema della relazione umana. Come mai hai scelto questo spettacolo per l'apertura della stagione di prosa? L'ho scelto perché quando l'ho visto a Napoli, che stava debuttando, mi è piaciuto molto. Mi è piaciuto molto, credo che sia uno spettacolo che parla anche di umanità nelle contraddizioni del vivere. Mi sembrava lo spettacolo giusto per aprire. Poi i calendari spesso si fanno in base a quelle che sono le disponibilità delle compagnie, le circuitazioni e i nostri calendari. Cosa dobbiamo aspettarci da questa stagione di prosa? Beh, questa stagione di prosa l'ho programmata grazie alla squadra che lavora con me della Fondazione Teatro Donizetti, immaginando di aprire degli spazi di curiosità, nuove piste per gli spettatori. Cioè io... La immaginava già il teatro già riaperto oppure aveva già valutato la possibilità comunque di tenere aperto ancora il sociale e il Palacreber? Allora, c'è stato fino a un certo periodo tenevamo le due piste aperte, poi adesso ormai era da un po' che nel momento della programmazione si sapeva che saremmo rimasti al Kreber Teatro. Ovviamente la programmazione ha tenuto in conto questo aspetto, perché gli spettacoli che vanno al Kreber Teatro sono molto diversi da quelli che saranno ospitati al teatro sociale. Questa duplice possibilità di locazione ci ha permesso di avere un ampio ventaglio di spettacoli con poetiche, modalità anche di relazione col pubblico diverse. C'è una novità che è forse inaspettata, il numero degli abbonamenti. Quando è stato chiuso il Donizetti avete detto Bergamo ha un bacino di abbonati che perderemo, questo timore. Invece è successa una cosa stranissima. Che cosa è successo? È successo che quest'anno addirittura abbiamo superato l'ultima stagione di abbonamenti al Teatro Donizetti, che già ci sembrava eccezionale. Abbiamo superato i 4.300 abbonati, di cui almeno un migliaio hanno più di un abbonamento, quindi siamo su cifre veramente importanti. E questo vuol dire, dal nostro punto di vista, la bellezza di scoprire che poi veramente quello che conta è la qualità della proposta e l'incontro tra gli artisti e lo spettatore. E quindi lo spettatore inizialmente ci ha dato fiducia e poi via via abbiamo avuto una crescita di abbonamenti davvero davvero importante. Per rimediare a questo avete aggiunto più repliche però? Sì, allora, mentre il Kreber Teatro è uno spazio da 1500 posti, già l'abbiamo aperto tutto in tutte le repliche perché anche lì, come dire, le presenze del pubblico sono molto molto ampie. Alla parte di prosa, al teatro sociale, è andata in sold out anche solo con gli abbonamenti e purtroppo non siamo riusciti neanche a coprire tutte le richieste di abbonamento che ci arrivavano. Per cui siamo riusciti però ad aggiungere per tre spettacoli su quattro una replica e quindi questo permetterà agli spettatori comunque di riuscire a vedere almeno tre spettacoli. Stiamo già pensando al prossimo anno, alla prossima stagione di prosa, già qualche spettacolo? Assolutamente sì, nel senso che è tutto un susseguirsi. Io è da qualche mese che sto già immaginando la stagione 2021, che sarà la stagione per noi tanto importante dove torniamo in casa, cioè torniamo a questo teatro Donizetti riaperto in tutta bellezza e in tutta sicurezza. E questo però, come dire, io sono proprio nella fase della visione degli spettacoli, ma scelte non sono ancora state fatte. Stasera si inizia il Palacreber con questo spettacolo Le signorine di Isa Danieli e Giuliana De Sio, ma poi a gennaio parte una nuova stagione, diciamo, che è parallela a quella di prosa, sì. Che è Altri percorsi. Sì, Altri percorsi ormai, a parte l'ultimo titolo, un titolo che per ragioni proprio di capienza abbiamo dovuto spostare al Kreber Teatro, è
al teatro sociale, perché è uno spazio che ci permette questa vicinanza. Come sempre in altri percorsi abbiamo compagnie che non sono mai state in stagione del Donizetti, per cui abbiamo Kepler 452, Stivalaccio Teatro e Corrado Accordino. Cioè, per me è una priorità su altri percorsi mettere sempre qualcosa di nuovo per lo spettatore. Una particolarità del Teatro Donizetti è sempre anche questo legame con gli artisti, questi incontri con gli artisti. Ci saranno anche quest'anno? Ci saranno anche quest'anno, approfittando di alcune cose importanti. Anzi, a proposito, mi piace citare anche i titoli che saranno al Crater Teatro. E proseguiamo con Luisa Danieli, con The Deep Blue Sea, regia di Zingaretti, un introspezione sulla figura femminile. Balasso ci porterà l'Arlecchino, servitore di due padroni, che in questa versione di Binasco non ha più quella magia di Strehler, ovviamente, ma ha un'introspezione e un percorso davvero interessante, dove Balasso è affiancato da questa pantalone strepitoso di Michele Di Mauro. Quindi un Arlecchino curioso da vedere. Sì, una vena malinconica, un Balasso in gran forma. E poi abbiamo anche l'incontro Romeo e Giulietta, nati sotto contraria stella, dove in scena ci sono Ale Franz. A fianco a loro grandi attori, fra cui il conosciutissimo Bergamo Eugenio Allegri. Interessante perché Muscato, dopo 10 anni che Ale Franz chiedevano di mettere in scena con lui questo spettacolo, che era nato 10 anni fa in una compagnia tutta maschile, e quindi torniamo al teatro elisabettiano, no? Con tutti gli interpreti maschili e ciascuno che fa più ruoli, una compagnia un po' scassata di girovaghi che mette in scena niente proprio di meno che Shakespeare. Qui faremo un incontro in cui saranno presenti i protagonisti e anche il regista. Chiudiamo con Lella Costa, che fa questa bellissima cavalcata sulle figure femminili, e sarà anche l'occasione per presentare il suo libro alla Fiera dei Librai di Bergamo. Quindi c'è anche un collegamento anche con altre realtà bergamasche, legate alla cultura. Sì, sempre con Lella Costa facciamo questa collaborazione col Centro La Porta sulle figure femminili del Novecento, che porteremo anche nelle scuole, perché poi noi in parallelo, anche sull'Arlecchino servitore di due padroni, abbiamo delle proposte, dei progetti legati alle scuole. Passiamo in rassegna anche un po' i titoli di altri percorsi, già che ci siamo. O anche della stagione? O anche della stagione. Guardiamoli un po'. Stagione teatro sociale? Sì, perché no? Perché è quella più vicina, perché è un grande ritorno, Glauco Mauri. Torna a Bergamo con la sua compagnia Mauristurno con finale di partita, quindi Glauco Mauri non si può neanche presentare, cioè uno dei più grandi attori del non teatro, è un'icona del teatro italiano in questo spettacolo, come dire, su Beckett veramente il ruolo gli calza a pennello. Segue Regalo di Natale, dove la ripresa del film di Pupi Abati ci riporta in questa atmosfera surreale di questa partita poker che ha come protagonista Gigio Alberti. Poi a marzo è la volta di un gioiello che io tengo molto, che è Icaro di Daniele Finzipasca. Icaro nasce come primo spettacolo di Daniele quasi più di 25 anni fa, ha girato il mondo. E è come se ci fosse già stato in nuce quello che la compagnia Finzipasca sarebbe diventata con i grandissimi spettacoli delle Olimpiadi o del Cirque du Soleil. Qui Daniele solo, con uno spettatore che accompagna sul palco e col quale passa una notte in cui si cerca di volare, in cui si cerca di fuggire da una situazione di ospedale. Ma nello stesso tempo Daniele va a toccare con questa che lui ha definito il teatro della carezza registri veramente sorprendenti, dall'emozione più intensa alla risata più aperta. Quindi uno spettacolo importante e che Daniele fa solo in alcune occasioni dove vuole effettivamente che sia rappresentato, quindi è un po' anche un regalo alla città.
chiudiamo la sezione prosa al teatro sociale con lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte. Bel libro che molti conoscono, bellissima la messa in scena dell'elfo, perché è una messa in scena dove l'immagine proiettata di disegni di Bruni fa da sfondo al protagonista, questo ragazzo adolescente che si confronta col mondo adulto, sia creando dei luoghi dove l'azione si svolge, ma anche proiettando le sue emozioni. Quindi un grande cast, tutto il cast dell'elfo, della Compagnia dell'Elfo, ma anche questa giunta di una cassa di risonanza con le immagini. La fiero perché guardando questi nomi sono i grandi nomi del teatro italiano. Cosa provano nel venire a Bergamo? Cioè lei li invita, li contatta, ma anche loro hanno molto piacere a tornare a Bergamo perché c'è un pubblico particolare che li ama di fatto. Sì, sì, e questa è la cosa anche che ci ha aiutati col Kreber Teatro, perché per una compagnia di un certo tipo magari venire in uno spazio così poteva risultare più complicato. In realtà proprio anche su quel luogo c'è questo rimando di un pubblico molto presente, molto attento, molto competente e che sa essere anche molto accogliente. E quindi direi veramente tutte le compagnie del teatro italiano sono molto contente di ritornare a Bergamo, anche in condizioni magari più complesse come in questo momento che il teatro è chiuso. Quindi torniamo al discorso di prima, la qualità di certi spettacoli data anche proprio da questo calore forse inaspettato del pubblico bergamasco. Sì. Allora, uno spettacolo non è mai lo stesso per due sere di fila, impossibile, perché cambiano le condizioni dell'attore in quel momento, ma anche del pubblico che ha di fronte, no? E questo fa la bellezza dell'incontro, secondo me, diretto. La particolarità del teatro. E chiaramente quindi come reagisce il pubblico è importantissimo per l'attore in scena e questa cosa viene riconosciuta come una bella piazza, Bergamo. Sì, infatti vedendo questi nomi, Glaucomauro, il teatro dell'Elfo, quindi cioè, veramente non ci siamo fatti mancare nulla, insomma. Nonostante la difficoltà delle ambientazioni. Sì. Poi abbiamo altro ancora da svelare. E poi c'è tutto gli altri percorsi, quindi, che partirà a gennaio. Stasera pronti emozioni per questo debutto di questa sera, di questo inizio? Sì, a dire la verità io sono anche molto tranquilla perché, allora io li vedo sempre gli spettacoli e la scelta avviene su una visione diretta. Se non nei casi in cui lo spettacolo non è ancora debuttato. È il caso per esempio di Nati sotto contraria stella, dove io però ho a lungo avuto una riflessione con Leo Muscato, che è il regista, per capire come sarebbe stato lo spettacolo. Questo permette di avere anche delle novità a Bergamo. Nel caso delle signorine io sono tranquilla perché è uno spettacolo secondo me che piace e fa riflettere. Ha un rito scaramantico a ogni prima? No. Non ha un abito che bisogna mettere una cosa? No, questo l'avevo all'esame università, mi sono fermata lì. Senta, torniamo a parlare di teatro, poi la lascio. Ma la curiosità, guardando questo, da qualche anno il Teatro di Bergamo fa anche produzione, che non è una cosa facile per una città come Bergamo, naturalmente per i budget, per tante difficoltà. So che la Baccadora è andata benissimo. Allora, solo in questi giorni noi abbiamo a Cabadora che è a Torino e poi andrà ancora a Roma. E poi andrà ancora a Roma, dove era già stata allo Stabile di Roma, adesso va all'Eliseo. E per te è appena tornato da una tournée in Canada e prima ha toccato i grandi teatri di San Pietroburgo e della Russia, dopo aver girato un pezzo di mondo. Devo dire proprio di sì, cioè le produzioni che come prosa siamo riusciti a fare in questi anni, adesso siamo fermi con la chiusura del teatro, in realtà hanno girato l'Italia e per te ha girato il mondo. Addirittura Ivan è stato due volte al Piccolo Teatro, che per essere la prima produzione, avere due anni di seguito al Piccolo Teatro, insomma, è stato un grande successo. Per cui il marchio della Fondazione Teatro Donizetti sta riscuotendo grossi consensi di pubblico anche grazie alle produzioni. Il Donizetti, il Sociale, il Palacreber, Bergamo avrebbe bisogno di un nuovo teatro, di un grande teatro? Ci sarebbe questo spazio?
Vediamo se a Porta Sud si apre questa dimensione, ne avrebbe bisogno per altre tipologie di spettacoli, no? Ci sono chiaramente degli spettacoli come Princesse de Soleil che da noi non possono venire nei teatri. Forse se si dovesse davvero parlare di uno spazio, mi verrebbe da dire uno spazio a pianta centrale, che permetterebbe il Un'altra tipologia di posizionamento di spettacoli. altre tipologie di spettacoli. Bene, noi la No, ringraziamo, in grazie a bocca al voi. lupo per questa sera e ci Eccolo qua. vediamo a teatro, quindi. Assolutamente, vi aspettiamo. Grazie. Grazie.